Casagrande. Lino Casagrande. 92 anni compiuti domenica. Certo. Una grande passione per la manualità. Sempre fatto questo lavoro qua. Lei ha sempre fatto tutto. Sempre fatto questo lavoro qua. Ci racconti un po', quando hai iniziato? Ho cominciato da 13 anni, finito le medie, andavo all'officina, ho fatto 3 mesi, 4, metà scuola, metà officina. Dopo mi hanno assunto, ho lavorato Officine Conte, fino a quando sono andato militare, dunque 13, 7, 8 anni, sono venuto a casa, sono ritornato alla vecchia officina, serviva un tornitore presso il tornificio di Viadene. Ho lavorato 2 anni che ero stipendiato dall'officina Conte. Dopo, con il passare del tempo, sono stato assunto dal tornificio. Là, dopo un po' di anni, è morto il capo officina che era prima, mi hanno chiamato, mi hanno passato in categoria. Mi ha dato la responsabilità della manutenzione del cemento. Se aveva un'officina molto attrezzata, torni, frese, non... E mi ha... più reperibile, mi ero corrisposto, però reperibile. Un pochettino pesante, ma insomma, finalmente sono andato in pensione di 60 anni allora, sempre state anni. E le è rimasta comunque la passione per lavorare? Sì, mi dice francamente, se uno non ha passione non fa queste robe qua, mi non fai né palucro né per niente, mi piace avere questa roba qua, basta. Ma persino questi macchinari che ha tenuto in casa li ha fatti praticamente? Sì, qua recupero, vai recupero, fa, salda, giusto, metti insieme le robe perché i butto via, dammi qua che mi fa tutte queste robe qua. No? Complimenti. Certo. E questa qui è una sua invenzione? Sì, questa sì. Di che cosa si tratta? Questa motosega, motosega, si toglie la lama, si toglie la lama, si applica una puleggia, si mette un rapporto 1-6-7% qua. E qua si avvolge il cavo, si tira su dal fondovalle, si tira su dal legno grosso, io tiro su, cioè scansa molta fatica questa roba qua. Fai piacere a tutti, ma non vuoi essere corrisposto da niente. Questa è la base di quello che mi interessa a me fa. Passione. Io quando ero responsabile dell'officina, a quei tempi non era compiuto, non niente. Rinominciavano 10 ingranaggi, che porta il campione, stati falli, dopo. Calcola, diametro, tutte profondità. Cioè, l'esperienza è basta, no? Ecco, ma molti si domanderanno, ma come si fa a arrivare, con tutto rispetto, a 92 anni e avere una salute di ferro? C'è un segreto? Beh, qualche volta c'è sbrisa. No. Un particolare. Sì. Mangio poca carne, mangio carne bianca, selvaggina, che roba, ma come bistecche, che roba, quasi mai. Frutta e verdura, sì, qualche ombretto di vino, anche due, se va bene.